capace di costruire significativamente punti di vista, modi di pensare, espressività artistica della Napoli che siamo, diciamo. Il suo linguaggio in qualche modo ormai è parte della koinè della nostra città, dei nostri concittadini, e io dico che questo suo genio scintillerà per sempre nel pantheon dei grandi della nostra città. Lui rappresentava molto bene Napoli e la rappresentava bene con il suo umorismo, cioè, è un uomo formidabile. Purtroppo siamo la tua presenza qua non potevo mancare, non potevo mancare, di grande affetto, perché lui veramente ha rappresentato molto per Napoli. L'applauso ci fa capire che in questo momento sta entrando il feretro. E per noi è complicato fare questa telecronaca, francamente dolorosa, per chi come me ha avuto modo di incrociare, di incontrare, di intervistare Luciano De Crescenzo. Napoli piange un pezzo, non vi nascondo che in questo momento ho la pelle d'oca, mai avrei pensato di dover fare questa telecronaca pazzesca e raccontare attimo per attimo la fine di un grande uomo, di un pezzo di storia della cultura napoletana. È un lavoro ingrato, il nostro non è assolutamente facile per noi raccontare quello che stiamo raccontando. Lo so che è un momento particolare, un uomo che ha fatto della gentilezza una sua veramente regola di vita. Luciano? Assolutamente sì. Era il nostro capo. Noi eravamo, ci chiamavamo i lontani dagli occhi da Napoli, e lui era il nostro capo. Grazie. Non c'è più. Capiamo che è un momento veramente. Lo so. Ecco, è il nostro capo. Ma anche per noi, non pensavo. Lo so, si parlava dalla mattina alla sera, appena si entrava nella casa di Luciano, si entrava a Napoli. Un punto di riferimento importante è l'amore per questa città che io già avevo quando c'ero stato. E quindi abbiamo un connubio strettissimo. Lui, l'ultimo libro che mi ha dedicato, Sono un uomo fortunato, ha messo "Sei il primo". Il primo amico, metteva il primo. È un'immagine di Napoli straordinaria, l'immagine più bella di Napoli, per la cultura, per la Napoli, la Napoli della cultura, la Napoli classica, non dicessero la Napoli del passato o la Napoli della nostalgia, la Napoli di sempre. Questa è la Napoli che esisterà quando passeranno tutte le vicende di Napoli come stanno passando e come continueranno a passare. Rimane sempre questa Napoli, la Napoli dell'affetto, questo qua, la Napoli del sorriso, la Napoli della cultura, la Napoli capitale, la più bella città del mondo. Presidente, Napoli perde un pezzo di cultura, ma soprattutto di bellezza. Perde l'Italia, un grande italiano, un grande napoletano, un grande uomo del sud, ma non credo che lo ricorderemo per il suo valore culturale, per la sua capacità artistica. Lo ricorderemo come un uomo di straordinaria semplicità, di grande cordialità, di grande umanità, di grande raffinatezza, ma una delle immagini del Sud che noi amiamo e che fanno amare Napoli e il Sud da tutta Italia e da tutto il mondo. Questa è l'immagine bella, è l'immagine della nostra umanità. Non ho mai trovato un uomo di tanta cultura, dotato di tanta semplicità, di tanta cordialità, di tanta affabilità nei rapporti con le persone. È davvero così, più grande la cultura, la profondità di pensiero, più grande la semplicità nei comportamenti umani.
siamo alle battute finali, alle spalle c'è una corona di fiori del Comune di Napoli, lo scroscio di applausi che sentite segnano la fine della lunga cerimonia funebre, tantissime le presenze del mondo dello spettacolo, della cultura e soprattutto amici napoletani e non, gente che è venuta a manifestare la propria vicinanza a un grande figlio della città di Napoli, ma probabilmente in questo caso figlio di tutta l'Italia. Con questo noi chiudiamo questa lunghissima diretta dalla chiesa di Santa Chiara. Luciano De Crescenzo non è più tra noi. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano.